Un pozzo senza fondo, quello delle bollette, lo è anche per i comuni costretti da mesi a rincorrere rincari con variazioni di bilancio che vadano a coprire i buchi rispetto alle previsioni di spesa. A Rozzano la direzione degli uffici finanziari del comune ha stanziato altri 850.000 euro che finiranno nelle casse della Atmos SRL, la società alla quale è stata affidata la gestione del teleriscaldamento del quartiere Aler della città e degli immobili di proprietà comunale. Il contratto che lega Atmos al comune prevede il pagamento di un canone di gestione relativo agli immobili di proprietà comunali che ammonta a circa 1.200.000 euro, ma questi 850.000 euro vanno a rappresentare un aumento del 70% del costo base e non giustificato da alcun aumento delle materie prime. Per il sindaco Gianni Ferretti purtroppo questi sono normali adeguamenti previsti dalla situazione e dalla legge, si tratta di aggiornamenti dei piani economici e finanziari relativi agli aumenti del gas e dell'energia elettrica, ha detto, aumenti che si stanno adottando in tutta Italia, sono previsti dalla legge e non possono essere ignorati. La cifra è proporzionata ai consumi del comune di Rozzano e per rendersene conto, dice il sindaco, basta dare un'occhiata alle bollette di luce e gas di ogni cittadino.